Per quanto poi abbia avuto delle divergenze con il mio maestro, diciamo, ma divergenze bello, cioè a un certo punto le strade si separano, no? Naturalmente. Però la sua impronta, cioè di tatuatore che deve saper fare tutto e lo deve saper fare nel migliore dei modi, non dico bene, ma nel migliore dei modi, il saperti approcciare a diverse cose poi mi ha portato a convogliare tutte le mie energie verso un unico obiettivo, che è stato poi quando ho scoperto il tatuaggio, perché si è formato da tanto tempo, tu lo sai bene. Sì. Quindi quando ho trovato quella via lì ho detto, cazzo, ma è fighissimo, a me piace un sacco questa roba qua, mi piace tantissimo questo tatuatore, mi piace l'altro, voglio farlo anch'io. Ragazzi, benvenuti al Bad Luck Talk episodio 70. 70, cioè non me ne rendo ancora conto. Stiamo iniziando a salire con i numeri, è una cosa molto bella, sono super mega orgoglioso questa sera di ospitare un ospite veramente, ospitare un ospite molto molto forte. Matteo Karma, eccolo qui, eccolo qui. Ciao Matteo, buonasera. Ciao, eccoci, Eccoci qua. eccoci. Buonasera. Come stai? Tutto a posto? Bene, 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 dai, prendo spunto dalla buona Vale Lovette e mi bevo un po' di vino durante la nostra chiacchierata, quindi Benissimo. benissimo, Benissimo, tutto spuntato. sono onorato, cazzo, mi piace un botto anche come cosa, nel senso che ovviamente non lo consigliamo ai ragazzi da casa, però secondo me un bicchierino di vino a pasto mentre si fanno questo Ma sì, dai, genere scioglie un pochino, dai, di cose. fa Esatto, bene. esatto. Io non ti seguo, ho soltanto purtroppo dell'acqua terribile, sotto marca tra l'altro, in casa, quindi vado avanti di quella. Allora, vabbè. Farugine, farugine. Faruggine, faruggine. Dici un po' di te, nel senso io so che ti chiami Matteo, però non so quanti anni hai e da dove vieni, quello che fai nella vita lo sappiamo tutti, ma andiamo un po' a sviscerarlo meglio. Dici un po'. Ma allora, io sono originario qua di Torino, lavoro a Torino da sempre, poi negli ultimi anni, come avrei potuto vedere tramite Instagram, ho iniziato a viaggiare parecchio, però io nasco e cresco qua a Torino, ho quasi 30 anni, 29 al momento, Ancora ragazzino. e sono un giovinello, però quest'anno, dicembre di quest'anno, compio i 10 anni di attività in studio, quindi diciamo è da un pochino di tempo che ci sto dietro a questa cosa dei tattoo, insomma. Certo. Ti gasi. Sì, tantissimo, tantissimo, Ok. continua a gasarmi. Quello è l'importante, cazzo, cioè, lo si spera sempre, anche perché dopo 10 anni uno comunque per continuare a farlo, anche dopo 5, anche dopo 2 in realtà, c'è veramente Sì, quella quello non forte, quella è. passione, quel legame proprio forte che ti tiene incollato quello. Assolutamente, assolutamente, sì. Ok, quindi E 10 anni. niente, beh sì, quasi, quasi 10 anni, quasi 10 anni. Vabbè, ok. Iniziamo allora dalle basi, cioè dal Vai, principio. vai. Riavvolgiamo il nastro 10 anni fa. Sciogliamoci un pochino, Dai, vai. 10 anni fa il buon Matteo Karma come scopa il mondo del tatuaggio? Cioè, nel senso, 10 anni fa ci sei entrato, però magari l'hai scoperto prima. Sì, io l'ho scoperto durante i primi anni del liceo, in realtà. Ad oggi, se ripenso al tatuaggio, in realtà è una cosa che mi ha sempre affascinato, cioè pure da più piccolino. Io mi ricordo di mio zio, che non è proprio tanto più grande di me, c'ha cioè una ventina, un po' meno di 20 anni più di me. La prima volta che vidi un tatuaggio lo vidi proprio su di lui. E io mi ricordo che io ero un ragazzino e mi flashò completamente. E da quel momento, in qualche modo, il tatuaggio mi ha sempre affascinato, quindi ascoltando un po' la musica metal, rap, le copertine dei dischi degli Iron Maiden, piuttosto che i musicisti erano già tatuati, era una cosa che mi Certo. interessava, mi ha sempre colpito e ci sono un po' arrivato anche comunque, un po' grazie alla musica e poi vari contesti anche in generale. E da sì, i primi anni del liceo mi ci hanno fatto proprio buttare dentro a capofitto, diciamo. Se I primi posso giornalini, le cose. chiederti, hai fatto un liceo dedicato, cioè tipo liceo d'arte, liceo artistico, oppure hai fatto un liceo tipo, non so, più classico, convenzionale, come può essere un linguistico? No, 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 esatto. Ho fatto un anno di liceo artistico perché ho sempre avuto abbastanza la passione per il disegno.
fin da bambino, insomma. Però a scuola non andavo benissimo, Ah, quindi mi ok. hanno troncato e mi sono poi diplomato in un istituto tecnico professionale, ma facevo grafica e fotografia, quindi più o meno il Sì, contesto, sì, sì. diciamo, era più o meno quello. Sì. Quindi sempre, diciamo di sì, nell'ambito artistico, tra Sì, virgolette. alla fine anche comunque il fatto di fare le foto, raga, lo è a tutti gli effetti. Cioè, chi dice di no, secondo me, non ha mai visto le foto fatte da certi grandi iconici fotografi, perché è Assolutamente. proprio una cosa incredibile. Poi anche il fatto di saperle maneggiare, anche il fatto di utilizzare Photoshop, cazzo, cioè, molto spesso Assolutamente. si possono fare delle creazioni. Cioè, l'NFT adesso è un mercato incredibilmente ampio e gran parte delle opere sono fatte con quelle robe lì, quindi Lo so, assolutamente. infatti adesso tutti parlano, anche i miei colleghi che parlano di NFT. A me già stare dietro a Instagram, cioè, sono bollito così, figurati poi con gli NFT. Va bene, li Però sì, lasciamo a chi sarebbe riesce a figo. gestirli, sì, certo, perché sarebbe Esatto, figo per forza, cazzo, si fanno dei esatto. milioni con delle robe tipo a caso, tipo, ok, va bene, figo, figo, ok. Esatto. Stasera parliamo di tattoo, dai. Stasera Di parliamo di tattoo, di tatuaggi, cioè, ma arte in sì, generale. parliamo di te, diciamo, il focus principale è su Matteo, dopo in realtà che sia tatuaggi, che sia proprio vita o esperienze, cioè, a me piace molto, dato che non sono un tecnico, cioè, non tatuando. Mi piace molto stare attaccato a quello che è il filone della passione, no? Che è sicuramente una cosa che condivido e so per certo di condividere con le persone che chiamo, perché Beh, ma cioè, assolutamente. I se mi dici. clienti Grazie. come te è ovvio che hanno la passione, cioè collezionisti, gente che comunque sta nell'ambiente pur non essendo tatuatore. La passione, secondo me, accomuna sia i clienti, poi alla fine sia anche i tatuatori stessi. È una cosa che ci prende tutti. Certo, anche perché insomma sarebbe anche un po' irrealistico il fatto di dire vabbè no, cioè chiamo quello piuttosto che un altro, cioè non voglio dirla sta roba qua perché molto Allora, spesso anche mi viene chiesta in DM, quindi adesso lo dico una volta per tutte, mi dispiace utilizzare la tua live proprio personale per dirlo, però ma prendo la palla figurati. al balzo. Raga, cioè la selezione della gente che chiamo non è una roba tipo ah lui è meglio rispetto a un altro, cioè... Stasera siamo con Matteo, domani sera sono con Sumi, è un ragazzo che ha 2000 follower, per me fa delle robe fighissime, spacca, l'ho chiamato, non è che c'è tipo, cioè, e dopo anche il fatto di dire come li selezioni, quelli che riesco a trovare, cioè, basta Assolutamente. così, non c'è un segreto, e va, No, ma questo è. poi appunto il numero di follower ormai non determina più tanto la qualità dell'artista, quindi Allora, ottimo. abbiamo parlato appunto del tuo percorso di studi, il tatuaggio invece proprio quando è che inizia a toccarlo, maneggiarlo, quando è che inizia a prendere dimestichezza con la Ma questione? guarda, io mi ricordo, penso fosse la terza liceo, cioè quindi sì, terza, penso sì, metà del terzo anno mi misi in testa, non mi ricordo il perché, ma sicuramente mi misi in testa che dovevo acquistare quei kit super cinesi per fare i tatuaggi. E quindi ai tempi ovviamente non era come oggi, no? Che vai su internet, ti compri il kit, ti compri le tue robe, in 3 minuti ti arriva la roba a casa, Amazon cose, AliExpress, tutte queste robe qua. E quindi mi comprai sto kit. Io mi ricordo, i miei compagni di scuola, di classe, se lo ricorderanno anche, che quando iniziai a parlare con le persone, a dire che avevo una macchinetta per tatuare, boom, era successo un casino. Beh, ma che figo E però, cioè, vai, ti vedevano come zzz. sicuramente c'eri super figo, super popolare, perché... Ma era strano comunque, boh, sì, era strano, era abbastanza strano ai tempi, però sì, questo è stato proprio il mio primo approccio. Mi comprai questa macchinetta, già da tempo comunque compravo giornalini, perché io ho cominciato così ad appassionarmi al mondo dei tatuaggi, andando in edicola, comprandomi i vari Tattoo Energy, piuttosto Tattoo Life ai tempi. E mi dissi, cazzo, ma lo voglio fare anch'io, è fighissimo. E quindi da lì ho iniziato un pochino a rovinare la gente. Ok, quindi queste macchinette qua effettivamente cioè, le utilizzavi.
E cioè, lui, ovviamente, A però voglia. era una cosa, cioè, che tipo facevi con cognizione di causa, ti eri informato, come ti eri informato? Ma allora, io mi ricordo quando mi arrivò questo kit, la prima cosa che cercai fu su YouTube, perché ai tempi comunque c'era YouTube, pochissima roba, e quindi trovai un video dove spiegava almeno come montare l'ago, come mettere il grip, come sistemare due robe, e da lì poi sono partito. Però grazie a un video, non mi ricordo che video, ma scoprì, perché a me quando è arrivata la macchinetta a bobine, ovviamente in mano, io ho detto: ma che cazzo è sta roba? Cioè, In chat hanno com'è? scritto quei kit di bobine tremende che fanno le scintille, i Bravo, Beyblade. esatto. Tre macchinette grandi così erano, Sì, cinesissime, poco però da ingombranti. lì, Da sì, lì, poco vabbè, ingombrante intanto proprio. però c'era il fatto di dire, cioè, ci metto mano, inizio un po' a strolicare, cioè, secondo me è Sì. bello e altrettanto romantico anche il fatto di, tra virgolette, conquistarselo un po' da soli, no? Sì, Perché, cioè, alla all'inizio è fine. stata così. Sì, perché anche un video, no? Per quanto possa insegnarti o darti nozioni specifiche o meno, poi immagino che non sia, cioè non esistano dei video così dettagliati. Magari adesso sì, non lo so, io non ho mai cercato quella roba lì. Però, cavolo, deve essere tipo, cioè per 10 anni fa, YouTube 10 anni fa com'era, io la seguivo in maniera ignorantissima, vedevo tipo soltanto quelli che facevano i video su FIFA o le cazzate del genere, no? Poi Ah, non so se ok. c'era gente che faceva effettivamente già tatuaggi, magari Serink, che lui è da un bot che fa sta roba, quindi può essere, magari c'era lui, magari ha visto un video suo, magari no, era un No, video. era roba non in italiano. Mi Ah, ok. ricordo benissimo, ma non erano cose italiane. C'era veramente poco materiale su cui poter. E poi le riviste, sì. Ok. Sulle riviste sì, ti guardavi l'immagine magari di come il tatuatore metteva le cose, sì, quindi quello un pochino mi ha aiutato all'inizio, ma andavo molto a braccio, come tutti secondo me Certo, all'inizio. certo, certo. Le prime cose invece che tatuavi te le ricordi? Come erano? Cioè, se hai mai fatto contento qualcuno dei tuoi primi clienti, che poi immagino fossero gli amici? Ma guardi, i miei amici in realtà erano tutti casatissimi, cioè quando li tatuavo, comunque già ai tempi facendo un po' graffiti, disegnando, avevo già, non dico uno stile, però sai, una mano, diciamo un tratto un po' distinguibile ce l'avevo, quindi io provavo già all'inizio a tatuare quello che mi piaceva disegnare. E quindi sì, i miei amici all'inizio erano contenti, Bomba. ovviamente la qualità era quella che era, però sai, quando c'hai magari 16-17 anni, ai tempi l'importante era il tatuaggio, che potevi dire: minchia, mi sono fatto il tatu, Sì, fighissimo. all'inchiostro della Esatto, pelle, cazzo, guarda, l'inchiostro della minchia pelle che prima degli bomba. altri. Poi magari è Sì, anche il fatto che sia quindi. gratis, cioè il fatto che fosse gratis, cioè deve essere una roba. C'è una Sì. bella. Vuoi mettere uno e spendere Poi. 1.000 euro a una roba che è 0 euro e di merda, però subito. Subito. Poi ai tempi comunque anche tatuare, che ne so, in cameretta a casa dei miei, piuttosto che a casa, andavo con la valigetta a casa di amici, cioè quindi pure in situazioni improponibili, ma quello fa parte un Sì. po' del contesto. Ci sta, tatuatore, tatuatore, tatuatore vero. Ok, figo. E quando è che invece metabolizzi il fatto di dire, cioè proprio dici, sai che voglio farlo davvero? Cioè, voglio veramente che diventi un lavoro? Cioè, ci hai mai pensato questo scatto oppure è successo e basta? Poi il fatto di No, dire, no, lo no, faccio seriamente. in realtà è successo un po' di tempo dopo che iniziavo a fare appunto questi tatuaggini così. Mi ricordo un giorno feci una zampa, sai, l'impronta di un cane, così, a una ragazza della scuola, ma che non conoscevo, a cui chiesi tipo 30 euro. E quindi mi dissi: ma scusa, se ne faccio due a settimana sono 60 euro, magari se ne faccio due a settimana, adesso che vado a scuola, sono 60 euro, comunque, Cioè, boh, va bene. l'ha bevuta il E weekend. L'ha bevuta il weekend. da lì ho capito che se mi impegnavo potevo tirarne fuori magari qualcosa di un po' più serio. E quindi ho iniziato a dire: beh, sì, può essere un lavoro, se è gestito in modo giusto, può diventare un lavoro assolutamente.
mi affascinava la figura comunque del tatuatore, affermato, tutte queste cose qua. Quindi è arrivata poco dopo, diciamo, questa voglia di farlo diventare un mestiere. Ok, ma un'altra domanda così, perché sono curioso e mi va di Vai, tirare vai, fuori vai. un po' di robe. Tu eri già tatuato Vai, vai. ai tempi quando facevi quelle robe lì, oppure eri ancora vuoto, completamente intoccato? No, allora, proprio in tenera età mi feci io dei tatuaggini a mano, mi costruì anche una volta una macchinetta mi ricordo, con una gomma per cangiare elettrica. Io la smontai e Gomma mi riuscì a elettrica. costruire. Sì, cioè, esistono delle gomme per cancellare che hanno un motorino che fa Ah. girare la punta in gomma e tu puoi cancellare, no? Ah, bomba, mai viste. Ok. E io mi costruì sta specie di macchinetta, ma completamente a caso, perché l'ago non è che pulsava, girava. Quindi io nella mia testa ho detto: adesso mi costruisco sta roba. E io ce l'ho ancora, tra l'altro, il tatuaggino che mi feci con quella macchinetta, che è ovviamente una merdata, però è stato quello. Cioè, mi sono Cavolo. messo lì, ho costruito sta roba, e boh. Oh, proprio c'è cioè, lo volevi, c'è cioè, sta roba qua è figa, il fatto che in un modo o nell'altro Sì, c'è cioè, una cosa che sì. volevi tirare fuori e... Esatto, e quello fu il mio primo approccio. Poi in realtà il primo tatuaggio me lo sono fatto a 18 anni compiuti da una tatuatrice di Torino che adesso è molto conosciuta, si chiama Gaia Leone, Gaia Ah, HT Art Times. certo. Il mio primo tatuaggio me lo fece lei, che sono due rondini, che ho qua una rondine qui e una rondine qua, che sono ancora perfette, e questi sono stati i miei primi tatuaggi, Ci proprio il mio sta. primo tatuaggio. Sì, Ci sta, comunque primo in è assoluto. tradizionale, poi Gaia, cavolo, a me piace tantissimo, quindi comunque Bellissimo. c'era già una selezione, oppure era un qualcosa che hai fatto così perché era Torino ed No. era comoda. No, 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 no. Pensa che lei ai tempi, quindi ti parlo veramente più di 10 anni fa, perché io avevo 18 anni, stava in casa, ma era già molto brava, e io vidi una cosa che fece su una ragazza, amici, cioè tra amici di amici, e io dissi a lei: l'hai fatto questo tatuaggio? Ah, l'ho fatto da Gaia. E quindi io andai da Gaia, perché quella rosa che aveva lei sull'avambraccio era fighissima. Ho detto: io voglio questo, tradizionale, voglio questo qua. Ci sta. In chat fanno una domanda relativa al tuo periodo di apprendistato, proprio all'inizio della tua carriera. È una domanda interessante, adesso vedi tu se rispondere direttamente. Io in realtà ti chiederai di proprio raccontarci dell'inizio della tua carriera e poi qualora ci Sì. fosse stato un apprendistato ce lo integri al suo interno. Così Sì. facciamo contento Cestino. Ino, grazie mille per la domanda e in più abbiamo anche la possibilità di ascoltare bene un po' come sei entrato all'interno del mondo del tatuaggio, i primi anni proprio, Ma seriamente. guarda, io ammetto che il tatuatore è l'unico mestiere che io abbia mai fatto, nel senso, a parte qualche lavoretto durante il periodo del liceo. Io ho avuto la fortuna immensa di finire il liceo, diplomarmi. E a dicembre dello stesso anno, quindi dopo qualche mese, sono stato contattato da uno studio che cercava un apprendista, uno studio storico di Torino, uno studio da strada, cioè quelli walk-in, qualsiasi tipo di stile non improntato. E io ho avuto un percorso un po' particolare, perché fui assunto come apprendista. Cioè, io avevo un contratto come apprendista e per me era una roba fighissima, perché io ho iniziato a tatuare senza clientela, senza niente, con un piccolo stipendio. Ai tempi era 900 euro, mi sembra, però potevo tatuare tutti i giorni, perché il proprietario del negozio mi passava i lavori, io li studiavo e li tatuavo. Quindi io dal primo giorno, mi sembra, guarda, se non ricordo male, era il 21 dicembre del 2011, io da quel giorno lì praticamente nel mio apprendistato non ho più smesso di tatuare, perché tutti i giorni disegnavo, tatuavo, pulivo le postazioni,
imparavo da appunto il mio maestro, diciamo, che aveva aperto quello studio negli anni 90, quindi era già uno Wow. che aveva un sacco di esperienza. E iniziai così, da un giorno all'altro in studio a fare tutto quello che doveva fare un apprendista, quindi sterilizzare i materiali, i grip, i tip, quindi tutta quella roba lì, preparare i progetti di qualsiasi tipo, tatuare, quello è stata una grande fortuna, una Cavolo, grande infatti, fortuna. cioè, il fatto di dire che cavolo, cioè, c'era comunque la parte ovviamente dell'apprendista, proprio vista come apprendista, tipo apprendista pulisci, Apprendista. apprendista fai, apprendista c'è, cioè, però c'è anche Apprendista. la parte del tatua, cioè quella roba lì comunque è un cazzo di, secondo me è un'ottima spinta, più che altro perché se ci pensi, cioè esistono comunque, cioè, la gavetta quella un po' più old school, no? E alla fine, cioè, è la stessa cosa, però il tatuaggio arriva dopo un anno, cioè più o Arriva meno, dopo, sì. dalle storie che ho Sì. sentito Beh, almeno. io Quindi. quando io lì, scusa se ti No, interrompo, vai. io lì quando ho iniziato, in realtà già avendo iniziato a metà del liceo, diciamo, un po' di esperienza già l'avevo fatta, quindi lui disse: "Vieni a fare una prova, vediamo a che livello sei", e mi diede da fare una scrittina, ricordo ancora One Love sulla gamba a un ragazzo piccolina, eh. E da lì andò bene, la scritta era uscita decentemente e quindi lui mi disse: "Va bene, puoi iniziare a fare questa roba qua, io ho un Certo. sacco di questi lavori, te li passo", e da lì poi si è evoluto tutto. È stata una grande fortuna, una grande fortuna. Fighissimo, fighissimo anche il fatto Sì. che lo riconosci e lo riesci a esprimere in questa maniera qua. In chat ti fanno i complimenti e scrivo 900 di stipendio come apprendista tatuatore, mica male, ci metterai la firma. Aggiungono anche. Grandi, dai. Vabbè, insomma, alla fine secondo me è molto bella come situazione, però. Ovviamente questa sorta di, cioè quella sorta di gavetta in realtà te l'hai ricostruita un po' negli anni del liceo, possiamo dire, no? Perché alla fine quell'esperienza per arrivare a fare quella scrittina fatta bene, cioè un minimo secondo me dovevi averne bruciate di pelle per Sì, arrivare a quello. un po' sì, sicuramente non partivo da zero, ecco, non partivo da zero, partivo no, non da zero ma da 5, cioè su Sì. 100, però qualcosina sì, diciamo di sì, Si faceva. qualcosina. Ok. Piccolo excursus che, cioè, è una roba che ancora devo concepire. Perché io ho proprio Vai. sta roba qua, no, in testa. Non mi spiego come cazzo è possibile che uno da. Cioè, anche in realtà, in breve tempo, no? Adesso ultimamente lo si vede in breve tempo. Cioè, posso fare un salto di qualità del genere. Perché alla fine, cioè. Da un lavoro che può essere walk-in o i classici commerciali, no? Arrivare ad avere uno stile caratteristico così definito, così improntato, così forte d'impatto come quello che fai adesso, c'è un abisso davvero. Quando è iniziato a integrare un po' di più la tua visione all'interno degli anni? Cioè, quando è che hai avuto la possibilità di esprimere un po' più il Matteo Karma rispetto all'apprendista tatuatore che deve fare comunque i lavori commerciali che gli vengono passati, certo. Allora, io ti dico, ho sempre avuto una grande voglia di avere qualcosa di mio, cioè di proporre qualcosa di mio. Gli anni dell'apprendistato un po' mi avevano troncato da questo punto di vista, perché avevo da gestire una serie di tatuaggi, ma anche grandi, però realistici, traditional, un po' bestemmiando traditional, tribali, robe di questo tipo qua. Quindi avevo tanto di quel lavoro, ma nel tempo libero comunque cercavo di studiare sempre. Cioè io magari lavoravo 9 ore in studio, arrivavo a casa la sera e mi mettevo a dipingere, mi facevo la tarflash traditional, o magari poi mi ero spostato un po' sul neo traditional, poi mi ero messo a fare la roba un po' più dotwork. Ho sempre scavato, ho Sì, sempre sei un studiato nerd, volevi provare a sì. trovare la tua dimensione, però cioè, questa qua è cazzo, una roba fighissima che molti in realtà adesso, secondo me, non fanno nemmeno più, ovvero il fatto di cazzo provarle tutte, cioè le provi tutte prima di trovare la tua, cioè le Sì. provi tutte davvero. Questo devo dire che per quanto poi abbia avuto delle divergenze con il mio maestro, diciamo, ma divergenze bello, cioè a un certo punto
le strade si separano, no? Naturalmente. Ok. Però la sua impronta, cioè di tatuatore che deve saper fare tutto e lo deve saper fare nel migliore dei modi, non dico bene, ma nel migliore dei modi, il saperti approcciare a diverse cose poi mi ha portato a convogliare tutte le mie energie verso un unico obiettivo, che è stato poi quando ho scoperto il tatuaggio sporco, perché si è formato da tanto tempo, tu lo sai bene. Sì. Quindi quando ho trovato quella via lì ho detto, cazzo, ma è fighissimo, a me piace un sacco questa roba qua, mi piace tantissimo questo tatuatore, mi piace l'altro, voglio farlo anch'io. Si sposa bene con il mio immaginario, si sposa bene con quello che voglio esprimere e ci ho dato dentro, Sì, ci ho quando dato l'hai dentro tro quando quello. l'hai trovato, hai spinto tutto quello che potevi per Sì. cercare di riuscire a posizionarti bene all'interno di questo ambiente qua. Ti è emozionato la conversazione? Se sì, commenta indicando la parte data preferita. Inoltre, non dimenticare di mettere like, di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Trovi i social in descrizione. Ci vediamo in live.